Sì, TV bentornati in visione di questo nuovo, ma ormai non più nuovissimo programma eh, di, eh, della nostra emittente: affrontare le minacce della rete, capire, prevenire, proteggere. Abbiamo già fatto due puntate con quelli che fatico sempre a definire ospiti, perché sono loro in realtà i veri protagonisti. A cui diamo subito il benvenuto. Benvenuto a Gianmarco Cecconi Grazie. e a Marco Ranzi. Allora, loro sono, eh, come ho detto, più eh, che ospiti, sono in realtà eh, gli ideatori di questa eh, trasmissione che mette in risalto quelli che sono eh, i potenziali pericoli della rete per quanto riguarda tutto il discorso legato agli adolescenti. Eh, sono esperti in questo campo, eh, Marco Cecconi, docente di materie letterarie, è eh, impegnato nel sociale non solo nella sua scuola ma anche appunto, con delle conferenze e con degli approfondimenti di cui questa trasmissione fa parte. Marco Lanzi invece che è in pensione da poco, ma ha fatto 38 anni in polizia come responsabile del gabinetto provinciale della polizia scientifica, è attualmente segretario provinciale del SIULP e anche lui insieme a Gianmarco eh, partecipa a queste, a queste conferenze che vengono fatte eh, nelle scuole. Allora siamo con loro ad affrontare e a entrare finalmente eh, nel, negli argomenti concreti perché è vero, eh, nei giorni scorsi noi abbiamo eh, mandato in onda eh, due puntate abbiamo fatto due puntate e la reazione da parte dei telespettatori c'è stata di grande interesse ma ne vogliono sapere di più sì soprattutto ne vogliono sapere di più e soprattutto vogliono anche qualche consiglio insomma che noi proviamo, proveremo questa sera a dare e, e quindi perché il problema è sentito insomma io personalmente ho avuto un sacco di e di contatti, e di richieste o di chiarimenti, o, quindi vuol dire che l'argomento è interessante, l'argomento è attuale e, e noi proviamo a dare il nostro piccolissimo contributo per riconoscere, per prevenire e poi per proteggere da, da, dai rischi della rete, insomma, quindi vediamo, vediamo. La traccia di tutto quello che andiamo ad affrontare ci è data da un libro che esploriamo, che abbiamo esplorato, si chiama 45 giorni in rete, storie di adolescenti tra i pericoli e le minacce, è autore Gianmarco Cecconi, ma c'è questa prefazione di Marco Lanzi. Marco, è molto importante avere entrambi gli aspetti perché Gianmarco diciamo, approfondisce alcuni dettagli, ma tu come esponente in qualche modo ancora attivo della Polizia di Stato, hai eh, un occhio particolare per quanto riguarda tutti i risvolti che poi queste vicende possono avere eh, in termini eh, legali, giuridici, insomma, in conseguenze, mi dicevi prima, alle volte anche penali e anche eh, assolutamente all'inizio insospettabili. No, insomma, sostanzialmente qui non ci si rende conto di quello che si fa. Certo, assolutamente. infatti io in Gianmarco, quando facciamo le nostre conferenze, ci divertiamo a dire tu reciti la parte, Gianmarco recita la parte del poliziotto buono, io del poliziotto cattivo, no? Perché chiaramente io cerco di far capire sia agli adolescenti sia ai genitori quando li incontriamo come tante volte in maniera inconsapevole i loro figli possono commettere dei gesti, veramente nel, tante volte pensano che siano solo degli scherzi, delle bravate, invece si mettono veramente nei guai si mettono veramente nei guai perché non sanno che produrre una foto, produrre un video, metterlo, farlo circolare, renderlo pubblico, perché se tu lo metti in rete questo diventa pubblico, visibile a tutti. Tante volte ci sono dei seri risvolti penali e sia civili per quanto riguarda il dei genitori, nel caso poi vengano denunciati dalle eventuali vittime. Allora, in questa prima puntata dell'anno, tra l'altro cogliamo l'occasione per augurare a tutti buon anno, eh, naturalmente eh, anche su questi temi l'augurio diventa importante perché eh, l'augurio è anche eh, orientato a utilizzare eh, quello che noi diciamo ma ad approfondire eh, per cercare in qualche modo di eh, affrontare questo, questo tema, di, se possibile anche eh, in, in piccola parte risolverlo, eh, eh, lo capiremo e lo capirete e l'abbiamo già capito, eh, è un tema talmente grosso che eh, pensare di risolverlo con delle conferenze o certo. con eh, delle trasmissioni televisive è chiaramente utopistico, però in realtà il piccolo apporto c'è. E allora in questa prima puntata dell'anno noi entriamo un po' nel vivo, cominciamo a rispondere un po' alle esigenze dei telespettatori dando delle indicazioni concrete e creando anche delle ambientazioni nelle quali noi parliamo di casi reali, casi concreti, perché poi il libro di Gianmarco è fatto in forma di diario, un po' romanzato, ma poi alla fine prende spunto dalla realtà quotidiana. Assolutamente sì. Allora intanto mh, faccio anch'io gli auguri di, di buon anno a tutti i telespettatori. Eh, quello, che, quello che vogliamo fare, l'ho detto prima, non è certo risolvere eh, il problema ma è dare degli input e delle indicazioni. E per iniziare un processo di condivisione tra i genitori, i ragazzi, gli educatori, gli insegnanti e coloro che vengono a contatto con, con i ragazzi, con queste nuove generazioni, e dare degli input e iniziare un processo di condivisione che possa portare a un rapporto costruttivo per risolvere... Eh, il più possibile, queste difficoltà con, alle quali questi ragazzi vanno incontro. Per entrare nello specifico, io eh, bisogna capire veramente qual è eh, la, la, la realtà che affrontano tutti i giorni m, i nostri ragazzi, ma anche noi, nel senso che negli ultimi anni il rapporto. Eh, m, Fisico è stato sostituito dal rapporto virtuale, quindi tutti, tutte le relazioni sociali ne hanno subito delle, delle conseguenze. E io eh, lo, per far capire qual è la realtà con cui si confrontano i nostri ragazzi e, e, e le conseguenze che questa realtà ha portato, io mi sono eh, portato tre. Mh, eh, tre episodi no? che, che, che racconto nel mio libro per far capire bene qual è e quali sono le conseguenze di questo. Il, il primo episodio ehm, il, lo vediamo nell'immagine: eh, racconto la storia di Sofia che a 12 anni va. Eh, a cena con i compagni di classe una sera in una cena se vogliamo che, che ordinaria eh, che noi vediamo quando entriamo nei ristoranti perché vediamo queste tavolate di ragazzi che hanno tutti il cellulare in mano e tra di loro non parlano si sente un, un silenzio eh, un silenzio assordante, se vogliamo usare una figura retorica, eh, nel, eh, che ci fa capire che questi ragazzi con, comunicano tra loro attraverso il, il cellulare, attraverso Whatsapp. E la storia di questa ragazza che io racconto è una storia che succede spesso, è che questa ragazza si trova a cena con i compagni di classe con il telefono a scarico. E quindi questa cena diventa un incubo perché lei è assolutamente isolata e quindi non partecipo alle conversazioni con gli altri, fin quando poi finalmente questa cena finisce, la vengono a prendere, va a casa, carica il cellulare e lì comincia la serata, perché il, la pagina di diario finisce finalmente, è iniziata la serata, quando lei arriva a casa e carica il cellulare, quindi questa cosa ci fa capire qual è eh, il rapporto e che conseguenze hanno i rapporti che una volta nella nostra generazione erano più fisici e adesso invece sono molto virtuali. Ed è molto difficile poi passare dalla realtà virtuale alla realtà vera. Il sé virtuale e il sé eh, reale eh, non è sempre facile e automatico passare da un sé all'altro. E quindi quello che diceva Marco prima, eh, che i ragazzi poi fanno difficoltà a capire le conseguenze di quello che fanno, deriva soprattutto da questo. Un altro... Episodio eh, che racconto nella seconda immagine che vediamo eh, del libro è eh, la storia di Teresa e di Antonio, che sono due fidanzati virtuali. Si sono frequentati per mesi nella chat di WhatsApp, quindi si sono scambiati eh, pensieri, affetti, immagini, eh, hanno fatto ragionamenti, si sono scambiati eh, discorsi seri e meno seri. Poi quando decidono di vedersi, si trovano fisicamente uno di fronte all'altro e si rendono conto che non sanno cosa dire. E quindi alla fine la pagina di, 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 di diario di Teresa finisce così, forse non siamo ancora pronti per essere fidanzati di persona. E, e, e questo la dice, la dice lunga eh, e ci fa capire qual è eh, la difficoltà che hanno questi ragazzi poi ad entrare eh, nei mh, rapporti veri, ma questo lo facciamo anche noi adulti. Noi spesso ci permettiamo o oh, dietro oh, mh, la protezione di uno schermo o di una tastiera, eh, beh, riusciamo a dire delle cose che magari o oh, diciamo delle cose che magari eh, dal vero fisicamente non diremo mai. Quindi vuol dire che anche noi abbiamo un rapporto eh, virtuale che è diverso da quello reale e a volte forse anche spesso peggiore. Quindi poi un altro episodio eh, eh, racconto come eh, queste nuove tecnologie, no? una ragazza che si chiama Claudia, che gli vengono regalati dai genitori queste cuffiette bluetooth, e lei con quella svolta gli sembra di svoltare la vita perché non deve rendere conto a nessuno le cuffiette si vedono e non si vedono, quindi nessuno con il cappello sopra eh, sa che lei è isolata dal mondo e quindi nessuno le chiede di continuo eh, di, di, di togliere le cuffie o di staccarsi. Quindi vive una realtà di cui è molto soddisfatta, anche se alla fine della nella pagina di diario qualche domanda se la fa. Eh, vive questa vita isolata di cui è soddisfatta, quindi, e questa è una cosa che capita spesso, noi incontriamo spesso dei ragazzi anche in bici o camminando in città che sono, si vede che non, non interagiscono con niente, no? anche se le attraversa eh, un cane oppure inciampano in una bicicletta di passaggio non, non si rendono neanche conto, continuano, quindi c'è questa cosa qua. E noi che cosa possiamo fare? Eh, che cosa eh, possiamo per fare? rispondere alla domanda che dopo questa lunghissima premessa, eh, noi possiamo, educatori e genitori, cercare di incentivare il più possibile i nostri ragazzi o le nostre generazioni nuove ad una vita eh, reale. Quindi, eh, magari organizzare con loro, spingere loro ad andare magari. Eh, a cena lasciando il telefonino a casa oppure usandolo il meno possibile oppure eh, proporli e magari aiutarli ad affrontare una, una vita vera, piena di, 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 di impegni reali e di contatti con, eh, con le persone il più possibile. Questo, questo servirebbe anche a noi, eh, perché anche noi spesso. Passiamo la giornata davanti allo schermo e ci rendiamo conto alla fine della giornata che abbiamo incontrato poche persone, abbiamo interagito fisicamente <ride> con poche persone, quindi è importante eh, cercare di iniziare ad invertire un pochino i, i meccanismi e i ruoli. Fammi fare una battuta perché io sono eh, un sostenitore del fatto che comunque le cose vanno prese con leggerezza, non con superficialità, che è una cosa molto diversa, ma con leggerezza. Affrontare le minacce della rete l'abbiamo voluto mettere nel titolo proprio perché eh, così si richiama l'attenzione. Però la rete non è lì, non è il, il cattivo eh, comunque a tutti gli effetti, c'è comunque eh, un'utilità reale, eh, c'è un impegno e un impiego comunque utile e eh, prima quando ascoltavo il primo dei tuoi case history mi veniva mm. la battuta che cosa possiamo fare mai uscire di casa senza un power bank mm. mm. carico esatto. ma <ride> questo cioè, questa è ovviamente solo una battuta però in realtà io ripensando a me eh, tu pensi che uno dei miei incubi eh, dei miei sogni no incubi dei miei sogni ricorrenti è quello di non riuscire a usare il telefono non so perché perché poi io mm. sono legato parecchio al telefono e lo utilizzo però non è che non, non lo vivo, non, non mi sembra perlomeno di viverlo come com eh, una situazione problematica. E invece nei miei sogni c'è sempre questa difficoltà: non funziona, non parte, non c'è il numero, eh, mi trovo sempre eh, nei guai. No? E allora eh, è ovvio che la prima battuta che mi viene è: se esci senza il power bank sarebbe la, la, la batteria supplementare. Se esci senza un power bank carico, eh, a quel punto c'è il rischio che insomma rimani, rimani senza rete. Ma a parte eh, questa eh, battuta, quello che è importante da capire è proprio quello a cui tu facevi cenno nel finale del, della, tua, eh, de, della tua introduzione. Eh, quello che è importante è capire che eh, innanzitutto, lo dicevamo l'altra volta Marco, non sono due vite, non c'è una vita virtuale, e una vita reale, c'è una vita. Nella quale ci stanno spazi eh, nei quali noi non abbiamo un contatto diretto e personale e interpersonale, e altri spazi nei quali invece ce l'abbiamo. Riuscire a far interagire questi spazi che ogni tanto interagiscono anche di loro, perché poi Marco ci dirà quando eh, subentra il penale, eh, lì hai voglia di dire: Ma no, ma quella era una cosa che io facevo nel mondo virtuale. No, no, te, poi alla fine i guai li ce li hai nel certo. mondo reale. Per cui Prima di eh, rischiare e di aspettare che il mondo reale eh, faccia irruzione in quello che noi pensavamo fosse un mondo virtuale, quello che è importante è capire che il mondo è unico e noi dobbiamo cercare di eh, armonizzare i vari momenti e anche. Io non sono genitore, per cui ho sempre un po' di difficoltà quando cerco di dare un consiglio, perché qualcuno mi potrebbe dire, te figli non ce li hai, di cosa parli? No? E avrebbe tutte le ragioni del mondo. Però mi viene da pensare a tutti i ragazzi con cui io nella mia vita ho interagito per motivi di lavoro, l'animatore, tutto il resto, insomma... Con differenze di generazioni anche legate a, a, a quella che può essere una, una fascia genitori-figli. Eh, quello che è importante è, è riuscire, secondo me, a capire che in questa armonia complessiva ci deve essere uno spazio per una cosa e uno spazio per l'altra, creando, e in questo caso qui sì dico da genitori, le opportunità per riempirlo quello spazio di, eh, con tempo, quello che adesso con, con grande sussiego viene definito tempo di qualità. Cioè, è inutile che io ti dica, te il telefono devi usare due ore al giorno e non otto se non ti propongo, suggerisco o addirittura faccio io da interprete di un utilizzo del tempo di, delle altre sei delle ore al tempo certo. di qualità e tu dicevi prima Gianmarco cioè andiamo a fare una scampagnata mm. insieme andiamo a fare una passeggiata, andiamo a fare un giro in bici quanti genitori sono poi nella possibilità perché poi il discorso diventa questo cioè l'idea che eh, specialmente le nuovissimissime generazioni nascono di fronte al monitor è anche legato al fatto che il monitor è il miglior babysitter allora un po' su questo dobbiamo confrontarci. Certo eh, l'impegno li, 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 c'è, eh, però magari si può fare, no? mm, si possono trovare anche delle alternative se i genitori lavorano, cerchiamo di, eh, di, di, di trovarli soluzioni alternative, piene no? di società sportive. Per esempio, lo sport eh, da questo punto di vista diventa un alleato importante. No? Lo sport non si fa virtualmente anche se adesso ci sono dei campionati, vedo su, sulle televisioni a pagamento dove i ragazzi si sfidano al PlayStation, certo. a tutti gli sport del mondo e ci sono i campionati, però in realtà in generale lo sport può essere un'attività importante, così come può essere una scuola di teatro, così come un sacco di cose. Cerchiamo di capire qual è la passione. Come, come avevamo noi passioni da, da ragazzi, le passioni che hanno i nostri figli, cerchiamo di incentivarle, di, di, di fargliele coltivare, perché a volte la passione una volta c'era, no? lo, lo sport salvava, ha salvato un sacco di gente da, da, dal problema della droga, le generazioni nostre, no? quelli che erano appassionati di sport sì. erano costretti ad andare a letto presto, a alimentarsi bene, e ad avere rapporti corretti. E questo qui li salvava, gli dava dei valori, quindi la trasmissione di, di, di valori positivi, che noi come genitori abbiamo l'obbligo di fare a prescindere da. Da quella che è la rete o i pericoli della rete. Insomma. Marco, sullo sport prima la battuta l'avevamo fatta, no? io la rifarei anche in onda, perché fuori onda avevamo fatto un accenno, non stiamo demonizzando nessuno, non vogliamo puntare il dito su nessuno. Però eh, ci piacerebbe eh, far notare che alcune responsabilità, insomma, forse vanno sottolineate un po'. Sì, allora ripartendo un attimino anche da, da quello che ha detto Gianmarco, che è giustissimo. Anche perché un tempo. Molti esperti dicono che eravamo in una società dove c'erano i semafori, nel senso che le generazioni, i ragazzi che crescevano, avevano comunque dei avevano anche in maniera chiara dei doveri da rispettare. C'era un semaforo rosso, tu non potevi passare attraverso la strada. Adesso, se passati, molti dicono alla società delle rotatorie, dove tutto quello che è possibile si fa, a prescindere dai divieti. Questo è quello un po' che accade nel mondo virtuale, nel senso che un consiglio che do ai genitori. Come partiamo subito da un consiglio. Come voi state molto attenti a quello che fanno i vostri figli nella vita reale, però state anche attenti a quello che fanno nel mondo virtuale, perché nella vita reale, come vi dicevo prima, tante volte però tanti divieti sono condivisi dalla società stessa. I minori non possono prendere acquistare acquistare alcolici nei bar, ci sono i semafori, tante regole da rispettare che la società ti aiuta, aiuta i genitori a far rispettare queste regole. Nel mondo virtuale, se tu sbagli a fare qualcosa, e soprattutto se quel ragazzo è lasciato da solo, libero di navigare e di gestire i social, non c'è nessuno che ti fa vedere il semaforo rosso, che ti mette una paletta della polizia davanti, guarda che stai sbagliando, chi te lo dice? Perché nel mondo virtuale tutto è possibile, tutto quanto. Quindi genitori è importante e ho un consiglio che do sempre ai genitori che incontro State molto attenti, seguiteli i vostri figli, non impediteli, è difficile impedirli di non dargli il cellulare, dategli delle alternative valide, come diceva prima Gianmarco, quindi fateli fare molto sport, fateli partecipare a spettacoli musicali, fateli fare scout, sono quelle le cose, fateli vivere le relazioni. Poi però quando navigano, stateli vicini, stateli molto vicini, se no può accadere... Guardate, vi leggo soltanto, io faccio ricerche quasi tutti i giorni, quindi mi è capitata sotto mano una lettera di un genitore che scrive, mia figlia di 14 anni è stata fotografata nuda negli spogliatoi della palestra da alcuni compagni di classe mentre si stava cambiando. I ragazzi partecipavano a un torneo misto di pallavolo della scuola e alcuni di loro col telefonino si sono introdotti negli spogliatoi e hanno fotografato alcune compagne mentre stavano per farsi la doccia. Poi hanno creato dei gruppi Whatsapp e le foto stanno circolando anche tra ragazzi di altre scuole. Io affronto questi temi con i ragazzi e vi dico che tante volte poi nelle medie, dove soprattutto poi loro si aprono molto, dicono "Sì, è vero, è capitato anche durante alla fine del mio allenamento di calcio o al mio, alla fine della mia attività sportiva". È vero, quello che lei sta dicendo è capitato anche a me. Perché cosa succede? Un ragazzo in buona fede, ma assolutamente in buona fede, vuole fare uno scherzo. Cosa fa? mentre il suo compagno può essere nel bagno, di nascosto gli fa una foto o un video, ma per fargli uno scherzo, per metterlo poi sul gruppo di, di WhatsApp e prenderlo un pochino in giro. Come facevamo anche noi in altri tempi, facevamo anche noi gli scherzi. Però erano scherzi che avvenivano in un momento, in un contesto reale, temporale, fisso, poi finiva tutto lì, perché io mi ricordo una volta dopo aver fatto educazione fisica mi hanno messo una polverina nei pantaloni, urticante, io ho passato tre ore a grattarmi in una maniera incredibile, purtroppo ho avuto la sfortuna quel giorno che ero nel primo banco di scuola, alla fine l'insegnante mi ha sbattuto fuori dalla classe, però poi è finito tutto lì. Certo, certo, certo. Invece se tu fai un video del genere e questo video comincia a circolare, i ragazzi non si rendono conto che stanno commettendo una serie di reati molto gravi, trattamento illecito dei dati personali. Pena prevista reclusione fino a tre anni. Reato di molestia, pena prevista fino a sei mesi. E poi un reato gravissimo, perché non tutti sanno che il bagno, il bagno di una scuola, il bagno di una palestra, è co come equiparato dalla nostra, dalla nostra legge all'abitazione privata. La nostra abitazione è privata, è sacra. Nessuno può farci foto o video all'interno della nostra abitazione senza richiedere il nostro permesso. Quindi il bagno è equiparato al domicilio. La casa, la nostra residenza. E se uno fa una cosa del genere divulga queste immagini, commette un reato molto, molto grave: interferenze illecite nella vita privata. L'articolo 615 bis del codice penale pena prevista dai 6 mesi e 4 anni di carcere, più poi tutti gli svolti, chiaramente, la vittima, come la vittima. Il papà di questa ragazza che ha fatto questa denuncia, che ha messo in rilievo quello che è successo a sua figlia, può chiaramente denunciare la famiglia e chiedere degli elevati risarcimenti civili, perché comunque questa foto è diventata pubblica. Quindi tante volte i ragazzi non si rendono conto che anche facendo in maniera assolutamente inconsapevole una bravata, e vi assicuro che succede spesso, commettono tutta una serie di reati molto gravi che mettono in gravissima difficoltà loro, che rischiano, poi si sono hanno più di 14 anni di diventare, nel caso siano condannati dei pregiudicati, mettono in difficoltà veramente la vittima, presa di mira, rischiano di rovinargli veramente la vita, e mettono in difficoltà la loro famiglia, perché poi saranno i genitori, che sono responsabili dei figli fino a 18 anni, a dover pagare eventuali risarcimenti civili. Poi tornando al discorso di quanto uno possa essere dipendente, è bellissimo il racconto che ha fatto Gianmarco di, di quella ragazza che va in crisi perché il cellulare non le funziona più. E questa dipendenza proprio dal cellulare, dallo smartphone. Io adesso, quando vado, soprattutto nelle medie, mi porto sempre un'agendina nella quale scrivo tutti gli interventi dei ragazzi, che sono tanti, ragazzi di prima, seconda e terza media, e ultimamente, ultimamente mi, so, mi sto rendendo conto che loro, in tante cose, addirittura sono più consapevoli dei loro genitori, perché loro stessi mi dicono, per esempio, un ragazzo mi ha detto: Io sono molto triste perché mia sorella non vuole più giocare con me, mia sorella che ha due anni più di me. Io la invito sempre a giocare con me, lei non vuole, non vuole, dice aspetta, aspetta un attimo. Perché aspetta un attimo? Perché è sul cellulare. <ride> Però questo momento che lei viene a giocare con me non arriva mai perché lei non smette mai di giocare col cellulare. Un altro ragazzo adesso è successo, parlavamo prima della presenza di genitori che entrambi lavorano, un ragazzo mi ha detto, io ogni tanto, mio fratellino, un ragazzo di 12 anni, fratellino di 5, mio fratello ogni tanto di nascosto mi frega il cellulare perché vuole giocare, ci vuole interagire con questo cellulare e io cerco poi di riprendermelo, ma lui non vuole ridarmelo, reagisce anche con violenza, no? allora gli ho chiesto, ma scusa, ma i tuoi genitori perché non intervengono? Eh, non intervengono perché non ci sono, perché lavorano entrambi tutto il giorno. Io sono a casa con il mio fratellino piccolo dai nonni, eh, i nonni hanno altre cose da fare e eh, ci lasciano fare eh, questa è la situazione che tante volte, a differenza di quanto forse succedeva per le nostre generazioni, le famiglie per motivi di lavoro o per tanti, eh, oppure, oppure altri motivi sono molto assenti. I ragazzi spesso sono molto, sono lasciati soli, sono lasciati soli nel mondo virtuale e purtroppo come abbiamo detto prima addirittura lo smartphone viene considerato una specie di babysitter, un cosiddetto guinzaglio elettronico viene definito anche, perché in qualche modo il ragazzino che sta sullo smartphone o sul suo tablet, come succede spesso a cena che troviamo addirittura, guardate, racconto solo che io sono rimasto allibito quest'estate quando ho visto un genitore a Pesaro, sul lungomare, che aveva due ragazzini di 5-6 anni che stavano sull'altalena, lui spingeva questa altalena i due ragazzini sull'altalena avevano in mano lo smartphone, cioè non gioivano neanche dal fatto dell'ebbrezza di essere dondolati, guardavano lo smartphone e il padre li spingeva guardando lo smartphone. Siamo arrivati a questi punti. E, insomma dai, è una panoramica sì, sì, che stiamo sì. facendo che sì. potrebbe anche spaventare. Sì, sì, allora infatti, abbiamo, abbiamo promesso sì, comunque che fai in, il buono, parte, esatto, in parte sì, l'obiettivo è, è questo, <ride> più che spaventare richiamare l'attenzione, abbiamo promesso di dare qualche suggerimento sì, però e questo F è importante. Eh. Diamo sì, qualche sì. suggerimento e finiamo anche con una... Uno, uno degli aspetti positivi, perché se no, sembra, se no cioè il messaggio non è quello di prendere gli strumenti tecnologici e buttarli nel bidone. No, no, anzi, assolutamente, assolutamente. Gli strumenti tecnologici ci aiutano a, a, vivere, a vivere meglio, però devono essere utilizzati nel modo giusto e bisogna capire quali sono eh, le caratteristiche, le potenzialità in negativo e in positivo degli strumenti tecnologici che abbiamo. Quindi, eh, quello che diceva Marco prima è anche il fatto che i ragazzi non, ehm, non si rendono conto di quelle che sono le conseguenze, è dovuto al fatto che eh, l'utilizzo di questo strumento tecnologico oppure di una vita virtuale ci impedisce e impedisce ai ragazzi e anche a noi di capire, eh, di avere la, la consapevolezza di quella che poi è la vita reale. No? E quando io sono nel mondo virtuale, il concetto di spazio e tempo viene alterato. Proviamo a pensare che io posso chattare con uno che è in Australia, quindi lo spazio viene assolutamente annullato, il tempo uguale, perché se io riproduco eh, un episodio o mando un filmato in rete, questo rimane per sempre, quindi la concezione di spazio e di tempo viene alterata, allora noi dobbiamo cercare di far capire prima che abbiamo noi stessi, poi farlo capire ai ragazzi che qual è il concetto giusto di spazio-tempo che quella cosa lì lo altera. E poi volevo anche finire, insomma, in, in, in una pagina di, di diario io racconto la storia di, di Terry, che è una ragazzina di, di, eh, di 11 anni che è, è, è assente a scuola da parecchio tempo per, per un, perché sta male e un pomeriggio nella chat della scuola, gli fanno, nella classe gli fanno una sorpresa, tutti si collegano in diretta perché adesso sui gruppi whatsapp si può fare e giocano insieme a lei tutto il pomeriggio al ah, gioco che di solito si fa a scuola quando c'è l'ora buca, nomi, cose, città no? e quindi lei alla fine racconta la, la, la fine di questa giornata con molta soddisfazione, molta gioia e quasi non si ricorda di essere, di essere malata perché ha interagito con i ragazzi tutto il giorno quindi questo è, è, è un aspetto positivo che non dobbiamo sottovalutare è, che il telefono in questo caso aiuta eh, a vivere a questi ragazzi meglio e a superare certe difficoltà, quindi non dimentichiamocelo mai che quello strumento che abbiamo è uno strumento che può risolvere molti problemi, ne può creare altri, quindi è giusto conoscerlo in tutte le sue sfaccettature. E su questo fatto del conoscere eh, ripartiremo nella quarta puntata perché uno dei punti chiave è proprio questo. Eh, tenere a distanza, eh, non sapere è il primo passo per perdere il controllo. E, e il consiglio che si può dare e che mi sento di dare anche io personalmente a tutti quelli che ci stanno seguendo è cercate di saperne almeno quanto mm. ne sanno eh, i ragazzi. Eh, sarebbe meglio anche un pochino di più. È un impegno ma è un impegno che viene ripagato eh, come tutti gli impegni dedicati alla conoscenza in generale. E abbiamo concluso questa terza puntata ne avremo altre due ma ne avremo altre 22 o no, 222 sì. perché gli argomenti sono tanti cercheremo di far stare nelle prossime puntate tutto quello che abbiamo e che soprattutto eh, i nostri protagonisti hanno da raccontare per ora eh, vi ringraziamo e vi invitiamo a restare sempre sul canale 80 di Rossini TV grazie Marco, grazie Gianmarco grazie, no, buon anno a tutti grazie, buonasera.